Buon pomeriggio mamme, questo video è per voi. Vorrei preparare con i bambini una corona per l'avvento. Ecco, sembrano dei gesti ormai forse troppo consueti oppure desueti, eppure sono delle cose molto importanti. Preparare la corona dell'avvento vuol dire prepararsi a vivere l'avvento, che è un tempo veramente speciale di attesa. Allora, questo video per dirvi l'occorrente, perché vorrei proprio preparare con i bambini più o meno di queste dimensioni, e in questo modo, oppure un po' più grande, ecco, una corona dell'avvento tipo questa. Allora, quali sono le cose che servono? Allora, innanzitutto un piatto da torta di media grandezza, quello decidete voi se farla più piccola o più grande, può essere questo qua che vi ho fatto vedere prima. Vi capovolgo la corona per farvelo vedere, ecco l'altro tipo di piatto da torta, oppure addirittura un vaso, un sottovaso che possiamo usare appunto come base per la corona. Poi, elemento che non può assolutamente mancare, le quattro candele, che possono essere o queste oppure anche un pochino più piccoline come questa qui, questa grandezza, oppure ecco, sconsiglierei quelle dritte lunghe perché poi non stanno in piedi ed è più difficoltoso. Se le volete prendere colorate potete anche prenderle colorate, normalmente se ne mettono 4, 3 viola e una rosa. Poi serve il ramo sempre verde, ecco, potete procurare le foglie vere oppure queste finte, basta semplicemente un filo di questi verdi che poi arrotoleremo per fare la corona. Detto questo, possiamo arricchire la corona un poco come vogliamo, possiamo mettere delle bacche rosse di questo tipo oppure di questo tipo, possiamo aggiungerci anche eventualmente qualche fiocchetto se vogliamo, e poi possiamo mettere anche, volendo proprio, qualche pallina, anche se sa un po' più di Natale, però ci potrebbe stare. Il fiocchetto può essere anche dorato, potrebbe essere come questo, potrebbe essere violaceo. Possiamo aggiungerci anche delle pigne a questa corona, come in questo caso. Delle pigne piccole o grandi. Ecco, l'importante è che ci siano però gli elementi principali. Ripeto, il piatto, le quattro candele, il filo oppure i rami sempre verdi e poi qualche fiocchetto oppure qualche pallina, qualche pigna per arricchire. Volendo si possono anche mettere i pezzettini, le fettine di arance essiccate. Ecco, questa è una corona di avvento che poi all'occorrenza a Natale possiamo trasformare anche arricchendola ancora un pochino di particolari, potremmo trasformarla in un bel centro tavola da mettere poi nel giorno di Natale, il pranzo di Natale. La corona dell'avvento, ecco, importante, scegliete anche un posto poi dove metterla, ma questo poi lo diremo con i bambini. Spero di essere stata chiara, ho preferito fare un video così è molto più esplicativo che non un semplice elenco di oggetti che servono. Allora, a presto per fare questa corona di avvento.